E bello a tutti amici, un saluto da Regiusto 99, siamo qua con un nuovo video, siamo tornati, siamo super super attivi, super creativi e super propositivi. Oggi torniamo qua con un altro video di Creation Game, dopo i tanti giocatori che ho portato in queste prime settimane dal mio ritorno su YouTube a distanza di 3 anni dall'ultima volta. Oggi siamo qua con un altro giocatore brasiliano, un giocatore davvero molto interessante che fino a dicembre 2021 giocherà ancora nel Gremio, ma è stato acquistato dal Sassuolo e quindi a partire dal 1 gennaio 2022 sarà effettivamente un giocatore dei neroverdi. Partiamo subito quindi con Juan Tresoldi. Prima di iniziare vi ricordo di lasciare un bel like, di commentare, di condividere, di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina delle notifiche in modo tale che quando uscirà poi un nuovo video sarete pronti per seguirlo, per crearlo nel caso in cui lo vorreste in modalità carriera, in modalità pro club e ovviamente di commentare con i giocatori che vi piacerebbe trovare su FIFA 21 che attualmente non ci sono. Partiamo però subito con Juan Tresoldi, eccolo qua, nome Juan, cognome Tresoldi, alias Juan, quindi molto breve, molto abbreviato, nome sulla divisa Tresoldi, oppure possiamo mettere anche in questo caso Juan, a seconda diciamo, del nome uguale, l'ho utilizzato tutte e due, più Juan, però va bene così. Numero di maglia, lui attualmente al Gremio ha il 44, io gli ho messo il 99, siccome l'altro giocatore, Matheus Henrique, ha scelto il 97 come dato di nascita al Sassuolo, io gli ho messo il 99. Brasile, ho messo già al Sassuolo, oppure potete mettere il Gremio, è nato il 7 giugno del 1999. Passiamo al fisico, alto 1,87 m per 74 kg, quindi anche un bel torello. Profilo tecnico, è un difensore centrale, piede destro, quindi un nuovo Giorgio Chiellini, no? Definiamolo così. Passiamo agli attributi. Cross 45, finalizzazione 35, testa 75, passaggi corti 70, tiro al volo 35, piede debole 2. Difesa, contrasti in piedi 75, scivolata 80. Abilità, dribbling 60, effetto 50, punizione 55, passaggi lunghi 75, controllo palla 65, quindi un discreto difensore. Potenza tiro 65, elevazione 85, resistenza 70, forza 80, tiro dalla distanza 35. Movimento, accelerazione 85, scatto 95, quindi veramente un proprio colosso, agilità 60, riflessi 75, equilibrio 70. Mentalità, aggressività 75, intercettazione 65, posizione 45, visione 65, rigore 45. E infine il portiere lo lasciamo tutto così. Passiamo adesso alla testa. Per quanto riguarda il volto, non utilizziamo nessun volto predefinito, passiamo direttamente alla carnagione, che è l'ultima, diciamo la più scura in questo caso. Andiamo a prenderla la terza, quindi questa tonalità di colore. Passiamo alle sopracciglia, scegliamo la seconda, attenzione, che andiamo a trasformare in questo modo. Passiamo agli occhi, andiamo a prendere gli ultimi, ok, li vedete bene, gli ultimi occhi disponibili, che andiamo a trasformare in codesto modo. Naso, prendiamo questo qua, guardate attentamente la schermata com'è posizionata e lo andiamo a trasformare in questo modo. Passiamo alla bocca, vedete, scegliamo l'ultima della prima fila della prima riga, della terza riga, scusate, lo andiamo a trasformare in questo modo. Passiamo a guance e mascella, andiamo a scegliere questa qua, la penultima della seconda riga, che trasformiamo così. Passiamo adesso al mento, il terzo della prima riga, che andiamo a trasformare così. Passiamo alle orecchie, infine la prima della terza riga, che andiamo a trasformare in questo modo.
Passiamo inoltre ai capelli, andiamo a capelli corti, cortissimi, scegliamo il secondo della prima riga, colore ovviamente nero, e infine barba, andiamo a prendere l'ultimo della prima riga. Anche in questo caso il colore è quello nero. Passiamo alla divisa, giro vita, maglia fuori, maniche corte, stile divisa attillata. Quindi ragazzi, il resto non ve lo faccio vedere perché sono ovviamente scelte che potete decidere voi, quindi il tipo, la tipologia dei calzettoni, la tipologia delle scarpe, la tipologia delle animazioni, non ce n'è una predefinita, io gli ho messo l'esultanza del giro del giustiziere del mondo, ma ovviamente è una scelta personale in base a come più vi possa piacere il giocatore. E quindi siamo arrivati alla termine di questa creazione, di un'altra creazione, dell'ennesima creazione su FIFA 21, del mio ritorno, del ritorno di RJUZ 99. Spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo anche in questo caso di lasciare un bel like, di commentare, di condividere, di attivare la campanellina delle notifiche. Spero che questo progetto, questo programma, diciamo, di Creation Game vi possa interessare, vi possa aiutare, vi possa servire per avere qualche giocatore in più su questo bellissimo gioco e renderlo il più completo possibile. Commentate, scrivetemi quali altri giocatori vi piacerebbe trovare su FIFA 21 e ci vediamo al prossimo video. Un saluto da RJUZ 99.